Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi ragazzi vlog, sono in giro per la città. Sto aspettando di prendere l'auto, come nello scorso video che già avete visto. Ne sto approfittando per farne un paio, così da parlare e raccontarvi anche la mia settimana. Allora ragazzi, io ieri sono stato con amici fuori città, siamo andati in una zona della Sicilia ad altissimo tasso commerciale, ragazzi. Ci sono centri commerciali, negozi, grossisti a bizzeffe. Parliamo ovviamente di Catania. Mi sono rilassato, la telecamera non l'ho portata, perciò dico, io volevo oggi parlare con voi, come da titolo, di questo. So che tanti di voi lo conoscono: Mondo Convenienza. Ok, Mondo Convenienza è un grande brand che fa mobili, cucine, camere da letto, divani, perciò arredamento. Se vuoi andare a sostituire tutti i vecchi mobili, o se hai acquistato casa nuova devi riempirla di mobili, un buon 70% della popolazione opta per questo brand. Loro mensilmente fanno pervenire i loro giornaletti, fanno tantissimo marketing, fanno tantissima pubblicità, ragazzi. Però c'è un però. Allora, io da imprenditore, questo io me lo immaginavo, cioè io questo lo sapevo, però non ne avevo certezza, perché è lontano da dove vivo io, perciò per andare lì ci vuole quello che ci vuole tempo, ci vuole una giornata libera, perciò non ci vado spesso, ecco. Ieri, per curiosità, anche perché ci sono progetti per il futuro che servirà avere un'idea su eventuali prezzi, mobili, arredamenti, eccetera eccetera, per farci anche un'idea, noi siamo andati. Però ragazzi, abbiamo fatto la scoperta del secolo: i prezzi riportati sul volantino per l'80% non sono quello che possono sembrare. Perché ragazzi? Perché loro ti mostrano sul volantino bellissime cucine grandi e poi ti mettono un prezzo in grande, un costo: 800, 900, 1000, 1200. Bene, in piccolissimo sopra il prezzo mettono riferimento modello 6. Bene, per chi non guarda quel piccolissimo scritto, cosa pensa? Bellissima cucina enorme, 900 euro, 1000 euro, vado e me la compro subito. Ragazzi, il problema non è alla fine questo, perché è normale che pure nelle auto ti fanno la reclame, ti dicono che il modello costa 9000 euro, poi nel concreto è la base. Perfetto, la base dalla full optional può saltare di quanti in base poi all'auto, al modello, 4-5 mila euro, in base agli optional che vuoi ammettere. Qui ragazzi il problema è che invece una cucina prezzata circa 800 euro, 900 euro, bellissima in quella foto. Io sono andato lì a parlare col ragazzo e il numero uno, non abbiamo avuto neanche tanto modo di chiedere informazioni. Perché? Perché dal momento in cui io avevo chiesto informazioni, una delle signorine che lavora lì mi ha detto: per richiedere informazioni devi prenotare precedentemente all'ingresso, così un addetto ti potrà rispondere.
Perciò io per chiederti un'informazione, cioè quanto costa questa cucina enorme e bellissima, così per com'è qui esposta, perché poi ovviamente ragazzi, come per le auto, loro lì in esposizione mettono solo le varianti più complete, le varianti più belle e più costose, ovviamente, però furbamente non ti vanno a mettere il prezzo reale, ti mettono stampato sullo sportello del mobile il prezzo del giornalino, cioè 900, 1000, ma che cosa? Che cosa? Quel prezzo che cosa è? Ragazzi, quel prezzo è solo di 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. La cucina è composta da 10 pezzi. Devi pagare 3, 4, 5 volte di più. Cioè io così, domanda di qua, domanda di là, sono riuscito a farmi dire il prezzo, ma non era neanche un prezzo concreto, ecco. Non era un prezzo definito, era un prezzo fatto così da uno di loro. E mi ha detto che arriva quella che a me piaceva a 9.000 euro. Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando? Tu me la prezzi su un giornaletto, 1.200, foto bellissima, per come era in foto era nella realtà, e poi ha fatto concreto, vuoi 9.000 euro, 7.000 euro, 6.000 euro. Cioè ragazzi, ma ok, posso capire che questo è tutto marketing per spingere la gente ad andare lì, per spingere la gente a vederli nella loro sede, però per chi viaggia e fa tantissimi chilometri anche fuori da Sicilia non è conveniente. Cioè ragazzi, non si può, non è una cosa fattibile. Cioè noi ci siamo rimasti male, nel concreto ci siamo rimasti male. Ma perché? Perché, ripeto, io non volevo il mobile regalato, ma questo vale per tutto, non solo le cucine ragazzi, vale anche per camere da letto. Cioè ti mostrano una stanza da letto con un mobile enorme, bellissima, completa, comodini, comò, e poi il prezzo che loro ti mettono, attenzione, perché devi fare attenzione. Cioè tu non ti affidare al volantino, perché al volantino è la versione base, non si capisce niente. Se vai lì devi prenotare, devi aspettare che uno degli operatori si liberi e forse poi gli puoi fare qualche domanda. Ma dico, la mia domanda era al fine di informazione, non era al fine di acquisto, perché a me non interessava in quel momento acquistare mobili, perché prima di acquistare io giro, vedo, ascolto e poi decido. Detto questo ragazzi, non lo so, ditemi voi come vi siete trovati con questo brand. Io fino a, in passato abbiamo avuto modo di acquistare altri mobili, però parlavamo sempre di cose così normali, ecco, dove corrispondeva col volantino. Ma ora, cioè quello che tu trovi sul volantino, loro ti fanno vedere la bellezza più che assoluta, la cucina stupendissima, perché poi sono tutte belle, poi dal gusto uno sceglie il colore, sceglie la variante. Però ragazzi, non mi puoi mettere un prezzo che non esiste. Io se vedo quella cucina, io preferisco leggere 8.000 euro, preferisco leggere 6.000 euro, anziché leggere 1.000 euro e per poi andare, volerla anche prendere, prenotare, e mi accorgo che non è. Mi accorgo che ci vuole 10 volte. I prezzi in giro, sì, sono questi. Io conosco persone che hanno speso 7.000 euro per un pezzo di cucina piccolo, niente di che. Però ragazzi, il mio problema non è quello, il mio problema è che io vengo da te perché ho visto il tuo volantino, ma poi 8.000, 9.000, ma di che cosa? Che poi parliamo sempre ragazzi di tavole, legno, viti, bulloni,
cioè chi è appassionato del fai da te, non ti dico che se l'auto fa, ma sai, ma sì, io personalmente con mio fratello abbiamo rimesso a nuovo la cucina dell'appartamento e abbiamo fatto un piano cottura nuovo, abbiamo montato il lavello nuovo, che poi da qui ci sarà, ci potrebbe essere tanto da dire. Voi cosa ne pensate? Vi sembra onesto che non riportino i prezzi di questi mobili? Fammelo sapere. Ragazzi, sotto un commento. Ciao e al prossimo video.